Contagi in calo nelle Marche, i numeri sono da zona bianca. Da oggi scatta il coprifuoco a mezzanotte. Traffico in tilt per un incidente sulla statale Adriatica, coinvolte 3 auto. Vandali imbrattano di nuovo l'anfiteatro Rastatt sul lungomare di Fano, era stato appena ripulito. Intanto sul pennone sventola anche quest'anno la bandiera blu. Presentata l'edizione più lunga di sempre di Passaggi Festival, che si terrà a Fano dal 18 al 25 giugno. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. C'è Occhio alla notizia sul canale 17. Calano ancora i contagi nelle Marche, Marche che si avvicinano sempre di più alla zona bianca, dovrebbe essere confermata dal prossimo 21 di giugno. E intanto da oggi il coprifuoco. Coprifuoco anche per noi vale fino dalla mezzanotte in poi. Nell'avanzare verso la zona bianca le Marche continuano a registrare una frenata di contagi da coronavirus e un calo dei ricoveri negli ospedali della regione. Il virus dunque allenta la morsa anche grazie ai vaccini che sfiorano il milione di somministrazioni. In base ai dati pubblicati questa mattina, complessivamente sono oltre 970.000. Le persone che hanno ricevuto la prima dose sono più di 660.000 e di queste quasi la metà ha già fatto il richiamo. Una buona risposta c'è stata anche per i maturandi che per 5 giorni hanno potuto recarsi nei punti vaccinali senza prenotazione. In totale sono stati 8.000 su 13.600 aventi diritto. Ieri invece sono iniziate le inoculazioni per i giovanissimi, 14-15 anni che si sono presentati negli hub accompagnati dai genitori. Infatti sono state aperte sabato scorso le prenotazioni. Notazioni per la fascia 12-39 anni. Intanto l'andamento della pandemia in Italia permette da oggi di ridurre il coprifuoco di un'ora passando dalle 23 alla mezzanotte. L'abolizione invece è prevista per il prossimo 21 giugno. Sì, un altro passo in avanti, si torna sempre di più verso la normalità. Questo è un buon segnale sia perché la gente abbiamo visto che ha voglia di uscire, quindi si sta iniziando a muovere sempre di più. Per il settore della ristorazione sicuramente il poter allungare di un'ora in più dà la possibilità di effettuare anche il secondo turno, quindi cercare di sopperire al discorso del distanziamento sociale, quindi meno posti, comunque c'è la possibilità di fare il doppio turno e allora a questo punto torniamo quasi una normalità. Il provvedimento, prosegue il vicepresidente di Confesercenti Fano, Stefano Mirisola, va a beneficio anche delle attività economiche. Sicuramente questo è un buon segnale, visto che adesso inizia anche l'estate, le aperture serali, molti imprenditori stanno rimodulando un pochino gli orari per riuscire a dare servizio anche dopo cena, quindi per chi torna dal mare. E diciamo che l'entusiasmo è tanto, la voglia di tornare alla normalità c'è sia da parte dei clienti ma anche degli imprenditori. Ci auguriamo che sia un'estate piena di lavoro per cercare di recuperare questo periodo di difficoltà che abbiamo affrontato. Sono 2 i decessi legati al coronavirus nelle Marche registrati in queste ultime 24 ore. Tra queste 2 persone, una di queste è un 91enne di Cartoceto. Mentre sono 20 i nuovi positivi, di cui 7 nella provincia di Ancona. Negli ospedali della regione ci sono 2 ricoveri in più. Rimane invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre i degenti in semi-intensiva salgono a 29. Anche le farmacie comunali in prima linea per le vaccinazioni anti-Covid. Da domani è possibile prenotarsi per la somministrazione presentandosi direttamente nelle farmacie comunali di ASET, dove sarà disponibile anche la modulistica da compilare. Bastano pochi dati: nome, cognome, data di nascita e numero di telefono. I vaccini saranno resi disponibili dal Servizio Sanitario Regionale, che fornirà ogni farmacia di 60 dosi a settimana. I vaccini proseguono anche al CODMA di Fano. Questa mattina, di fronte all'area formativa utilizzata per le somministrazioni, la Regione Marche e i volontari di Protezione Civile hanno installato una tensostruttura di 12 metri per 8 per garantire una zona d'ombra alle persone che attendono il proprio turno.
giorni scorsi qui c'era un forte sole, come si prevederà andando avanti, e quindi era impossibile lasciare le persone in auto, in pratica, anche se gli avremmo passato l'acqua, ma il caldo è tanto. Allora il Comune di Fano ha fatto una richiesta alla Protezione Civile della Regione Marche, qui con me c'è Marco Cerioni, che stamattina puntualmente alle 9 era qui con i volontari, sia nostri volontari della provincia, per il montaggio di questo tendone. Questo tendone serve solo per ripararsi dal sole. La trafila è sempre quella, le persone faranno la fila in macchina e dopo dalla macchina, quando saranno fermi, si porteranno sotto il tendone che è arieggiato. Da lì, quando si sposteranno, saliranno in macchina e avanzeranno di 5 in 5. È stato aperto anche sopra, quindi come vedi stamattina non c'è una gran fila, perché fra sopra e sotto si riesce a smaltire molto 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 bene. Per il montaggio sono serviti 10 volontari, come dicevo, provenienti da tutta la provincia, e 3 funzionari in pratica operai della regione. Ci è voluto circa 3 ore per montarlo e resterà su fino a settembre. Si svolgeranno domani alle 10.30 nella Basilica di San Paterniano a Fano i funerali di Paolo Vicini, l'imprenditore deceduto all'età di 79 anni dopo un intervento al cuore all'ospedale di Pisa. Titolare di un'azienda di escavazione, Vicini ha ricoperto diversi ruoli in città, ha fatto parte per decenni del consiglio direttivo della Carnevalesca, era stato presidente sia del Motor Club Lucio Ricci sia della Easy Infissi, la squadra di volley femminile che era riuscito a portare in Serie A. Vicini lascia la moglie Mimì e i figli Lucia e Luca. Invece domani pomeriggio alle 18.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco in via 4 novembre a Fano verrà celebrata una messa in ricordo di Don Achille Sanchioni, il prete buono, molto noto in città e un grande esempio di carità cristiana. Quest'anno ricorrono il 110° anniversario della nascita e il 21° della morte del sacerdote di San Leonardo. Ci spostiamo adesso invece a Sassonia di Fano, dove I vandali hanno di nuovo imbrattato l'anfiteatro Rastatt. Era iniziata nello scorso febbraio la pulizia profonda delle strutture imbrattate a Sassonia di Fano per dare maggior decoro al lungomare. Ore e ore di lavoro per rimuovere in particolare le scritte lasciate all'anfiteatro Rastatt. L'attività era proseguita anche nelle scorse settimane in diversi punti della città, dalla zona del mare a quella del Pincio, ma l'intervento, seppur riuscito con ottimi risultati, non è durato a lungo. Infatti, nei giorni scorsi qualcuno ha ben pensato di armarsi di bombolette spray e di sporcare di nuovo muretti, cestini dei rifiuti e sedute di pietra, un gesto non rispettoso della cosa pubblica che ha costretto l'assessore Brunori a lanciare un altro appello ai più giovani, oltre a prendere ancora una volta dei provvedimenti per la ripulitura subito eseguita dall'associazione Regresso Arti. Questo lo prendo con grande rammarico, perché come amministrazione ci siamo posti disponibili in dialogo con i ragazzi che nel momento in cui abbiano bisogno di spazi da colorare e dove esprimersi, noi siamo disponibili e già operativi, tanto che in alcuni quartieri stiamo già facendo delle operazioni di murales, per cui veramente mi appello a loro, al loro senso di educazione, ma anche di partecipazione della città e di senso di bene pubblico, che è una cosa molto importante. Mi appello a loro con una richiesta specifica: se avete la volontà e la necessità di esprimervi in quello spazio con un qualcosa di tutto vostro, io sono a disposizione, altrimenti queste piccole macchie restano dei casi isolati e non riuscite ad esprimere assolutamente niente se non sporcare quello che è un bene. E meno male che le scritte non incidono nella assegnazione della bandiera blu, quindi anche quest'anno sul pennone di Sassonia sventola questo importante riconoscimento. La bandiera blu sventola anche quest'anno in zona mare a Fano per la 21esima volta e 17esima consecutiva. Cerimonia a Sassonia sabato scorso, vicino ai pennoni del Rastatt, per l'ormai tradizionale alza bandiera, dove ha visto la partecipazione delle cariche civili e militari, tra cui il tenente di vascello Anthony Turzo, della Capitaneria di Porto di Fano, gli assessori e il sindaco Seri e la giunta regionale, con la presenza dell'assessore Stefano Aguzzi. Sulle note dell'inno alla gioia della banda Città di Fano, la bandiera blu è stata ufficialmente issata, seppur tra qualche difficoltà, a fianco di quella italiana ed europea.
con una particolare attenzione all'ambiente e alla qualità delle acque. Un lavoro fatto in sinergia da tanti uffici del Comune di Fano, da tante associazioni, dalle attività economiche per i servizi al turista, insomma, che determinano veramente la qualità del nostro turismo balneare. Durante la cerimonia, elencati i lavori eseguiti e anche quelli in fase di conclusione. Tra questi, quelli della vasca di prima pioggia, che interessa il torrente Arzilla, che entrerà in funzione a partire dal prossimo anno. La città sta crescendo molto da questo punto di vista, dopo il lavoro fatto agli scolmatori che ha determinato la qualità delle acque in tutta la zona Sassonia, anche i lavori che in questo momento sono realizzati con la vasca di prima pioggia dell'Arzilla, ma anche le prospettive a sud, nella zona di Ponte Sasso, dove c'è un progetto di bonificare le acque nere da parte di ASET, insomma, ma ci portano a pensare che la città possa veramente crescere ed avere tutto il lungomare bandiera blu. Traffico in tilt questa mattina da lungo viale Primo Maggio a Fano, dove intorno alle 12.30 si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto. Un fanese di 27 anni alla guida di una Peugeot si stava dirigendo verso Pesaro e quando si è fermato per svoltare in via dell'Arzilla è stato tamponato da una Toyota condotta da un pesarese di 40 anni. A causa dell'urto la Toyota ha invaso poi la corsia opposta di marcia, dove nel frangente stava transitando una Citroen condotta da una turista 70 del milanese che viaggiava con un'altra persona a bordo. Nonostante i notevoli danni ai veicoli, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale e una ditta che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e la ripulitura della sede stradale. In A14 invece c'è stato un doppio incidente tra i caselli di Ancona Sud e Loreto Porto Recanati. Intorno alle 10.30 i vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti al chilometro 241 in direzione sud, dove pochi minuti prima un furgone si era ribaltato su di un lato finendo per bloccare parte della carreggiata. E mentre i soccorritori stavano prestando le prime cure agli occupanti del veicolo, un'auto medica dell'ASUR è stata centrata da un altro mezzo pesante, riportando gravi danni. Per fortuna nessuno è rimasto ferito dal secondo impatto e le strumentazioni sanitarie che erano a bordo sono state recuperate dai pompieri. Sul posto la polizia autostradale, che ha dirottato temporaneamente il traffico su una sola corsia. Questa mattina lo staff di Passaggi Festival ha presentato ufficialmente il programma della nona edizione, che si svolgerà dal 18 al 25 di giugno. Da oggi dunque prendono via le prenotazioni. 100 eventi, 80 titoli, 90 autori e 60 ospiti tra giornalisti e personaggi della cultura. Fervono i preparativi a Fano per la nona edizione di Passaggi Festival della Saggistica, il più grande evento estivo italiano dedicato al libro, che si svolgerà dal 18 al 25 giugno. Ideato e diretto da Giovanni Belfiori con l'ausilio di Ludovica Zuccarini, il festival metterà in campo l'edizione più lunga di sempre, sia nel centro storico che nel lungomare. Presentazioni di libri, laboratori, conversazioni sulla scienza, ma anche mostre d'arte, passeggiate letterario-architettoniche. Queste le iniziative in programma in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, come l'ex chiesa di San Francesco, la Corte Malatestiana, Piazza 20 Settembre e la zona del Pincio. Sono partite le prenotazioni, è tutto gratuito, ci teniamo a dirlo, ma sulla piazza e sul Pincio è consigliabile prenotare. Non è obbligatorio, ma è consigliabile prenotare per avere il posto sicuro. Nelle prime ore dell'apertura delle prenotazioni abbiamo già ricevuto circa 1500 richieste di prenotazione, quindi è davvero consigliabile farlo. 8 giorni di eventi, tanti gli ospiti, in particolare 3 riconoscimenti. Sì, il premio Passaggi a Roberto Vecchioni, mercoledì 23 giugno, il premio Fuori Passaggi a Cesare Cremonini, giovedì 24 giugno, ma il primo premio che andremo ad assegnare proprio il giorno dell'apertura del festival, quindi venerdì 18 giugno, a chi non sarà a Fano, paradossalmente, perché sarà a Istanbul, privato di passaporto, è un giornalista turco più volte imprigionato dal regime di Erdogan, si chiama Ahmet Altan. A Fano ci sarà invece una sua collega, la giornalista turca Yasmin Kongar, e riceverà, e poi lo darà ad Ahmet Altan, il premio giornalistico Andrea Barbato.
Confermata anche la rassegna del mattino Buongiorno Passaggi, libre a colazione, che quest'anno raddoppia. Oltre al Bonbon Art Café si svolgerà anche nello stabilimento di Bagni Torrette. Il Pincio invece è la vera scommessa dello staff. Il palco e la platea con 450 posti a sedere sono pronti ad accogliere due rassegne dedicate ai più giovani e agli appassionati di musica, social e romanzi a fumetti. Siamo una piazza molto più grande perché conterrà 450 posti e ci aspettiamo appunto un ottimo risultato da questa rassegna nata da poco, perché è nata nel 2019, quindi nel giro di qualche anno diciamo è riuscita ad avere grandi ospiti. Il programma ufficiale disponibile sul sito di Passaggi è stato presentato questa mattina alla Memo e per la prima volta ha partecipato, seppur in via telematica, anche un assessore regionale alla cultura. Infatti Giorgia Latini era in collegamento insieme al vicepresidente Mirko Carloni e alla giunta il presidente del festival Cesare Carnaroli ha chiesto di far propria la 10ª edizione dell'evento nel 2022, promuovendo il territorio regionale attraverso questa manifestazione cresciuta in termini quantitativi e qualitativi. Ad appoggiare l'evento anche il comune di Fano. Devo dire che Passaggi sta cogliendo le grandi opportunità che sono sempre dettate da delle crisi come quella che stiamo attraversando, sta coinvolgendo appieno la città, sta facendo promozione turistica, quindi una manifestazione che, sulla quale crediamo, sulla quale investiamo proprio perché sta facendo emergere il carattere vero della città. E tra gli eventi in programma ce ne sono due confermati pochi giorni fa che daranno maggiore lustro all'intero festival. Il primo che cito è quello con Sharon Stone, collegata da Los Angeles, lunedì 21 giugno alle ore 21. L'ultimo appuntamento, se mi permettete, quello a cui tengo di più in assoluto di tutto il festival, è la chiusura di Nando Dalla Chiesa, venerdì 25 giugno alle 11 di sera in piazza, con un discorso notturno sull'infinito, il provvisorio. Una cosa bellissima e consiglio a tutti di andare in piazza ad ascoltarlo. Adesso parliamo invece di trasporto pubblico, perché gli studenti in possesso di abbonamenti di qualsiasi durata emessi tra il 14 settembre 2020 e il 5 giugno 2021 potranno estendere il loro titolo di viaggio a tutto il periodo estivo per l'intera rete del servizio urbano ed extraurbano con una integrazione agevolata di 40 euro. Il provvedimento, denominato Premio Fedeltà Studenti in Regola, è stato approvato questa mattina dalla Giunta regionale e sarà valido da oggi fino al giorno antecedente l'inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico. Apriamo, prima di salutarci, l'album di Fano TV, perché facciamo gli auguri a una coppia di sposi. Sono Norma Terminesi e Giuseppe Sorcinelli, residenti a Fano, che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Auguri ovviamente da tutti i familiari e anche da noi di Fano TV. Allora, subito dopo le previsioni del tempo e la pubblicità, l'appuntamento è con uno speciale che abbiamo registrato qualche giorno fa al CODMA di Rosciano di Fano, uno speciale dedicato ai 35 anni di attività del CB Club Mattei di Fano. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.